Ancora una volta le piscine comunali di Bitonto continuano il loro percorso di attività in acqua riservata ai ragazzi in fascia scolare, questa volta in collaborazione con la società Piscina Paradise di Sant'Eramo. Domenica 4 febbraio sono andati in scena i campionati interregionali di nuoto pinnato e primo trofeo Città di Bitonto. La manifestazione ha visto protagonisti atleti dalle società provenienti dalla Campania, Abruzzo e Puglia. Oltre 200 atleti gara tra le categorie esordienti, master e agonisti. La manifestazione è stata vinta dalla società B-Fit di Battipaglia davanti all'Afros Swim di San Severo e la società organizzatrice Piscine Paradise. Questo il commento del direttore responsabile della società Sant'Ermana. Oggi abbiamo portato questa novità qui in questa struttura che è il nuoto pinnato, diciamo la Formula 1 del nuoto. Una disciplina che si svolge prevalentemente con l'uso delle pinne e della monopinna e del boccaglio quando parliamo di ragazzi un po' più grandi. Le solite vasche a volte annoiano, quindi utilizzare le pinne, andare più veloce, c'è la speranza che si divertano un po' di più. Inoltre, nella sinergia sull'asse Bitonto-Sant'Eramo, quest'anno hanno trovato spazio diversi atleti della Sport Project di Bitonto che hanno ottenuto i pass di qualificazione per i prossimi campionati italiani di categoria. Noi come Sport Project ovviamente siamo pronti ad accogliere anche queste discipline alternative al nuoto o alla pallanuoto, anche perché comunque serve ai nostri atleti come un test per migliorare la velocità. Sostanzialmente in questa manifestazione hanno partecipato diversi atleti della nostra società Sport Project che si sono spero divertiti, ma allo stesso tempo hanno fatto questa esperienza dell'utilizzo del nuoto pinnato. Oggi più che mai la cultura del nuoto sta prendendo piede e basta vedere anche il nuotatore, l'appassionato di nuoto che viene a fare nuoto controllato utilizza pinne, palette, pull buoy, tutti questi piccoli attrezzi che aiutano a migliorare sia l'assetto in acqua ma anche la performance.